Se, come ricorderai, caro Bruno, 6 anni fa, per questa antologia da Ischia sempre poesia, io scrissi un'introduzione che faceva riferimento al commendatore della nostra gioventù. E questa cosa che ho scritto è che tu, il commendatore Agostino. Allora, due cose finali, perché quella è un po' lunga, un po' la storia di Agostino. Infine, la storia intesa come segno, come indirizzo, monito per i posteri. Nessun compromesso, nessun favoritismo. C'è storia nelle invenzioni. Chi va su e giù per il golfo deve poter mangiare a bordo. Chi deve lavorare sott'acqua come palombaro ha bisogno di un'imbarcazione con appoggio ben attrezzato. Ed ecco la Santa Maria del Rifugio che dà in gestione ad un altro uomo di mare con numerosa prole e alla fine gliela vende al prezzo che l'acquirente poteva permettersi. Questa era la generosità di Agostino Lauro, che praticamente dona questa imbarcazione a un uomo di mare che la usa per lavorarci. Si modificano le motonavi, aprendo un portellone a pompa che permetteva agevolmente di imbarcare le auto e i camion. Si dà via alla navigazione rapida, quella storia che nelle parole di Indro Montanelli all'atto della sua morte. È morto il re degli Amiscafi, del Golfo di Napoli, che è dell'Istituto Agostino Lauro, avendo lo scopo di promuovere la scienza e la cultura, incentivare gli studi e la promozione di eventi, seminari, convegni, mostre, concedere sovvenzioni e borse di studio nelle attività dirette alla promozione e crescita del territorio. A questo punto, non ho detto tutto, ma molto sì, andare oltre stonerebbe con l'impronta che si può lasciare, con quello che lo stesso commendatore approverebbe per dare un'idea senza esagerare. Non perdersi in inutili pareggini, solo la bussola. Ecco, non perdere la bussola. Questo potrebbe essere idealmente il suo messaggio ai nostri tempi. Infine, vi parlo non di Ischia ma di Milano, no, non vi parlo di Milano. La luce, c'era e c'è ancora una luce propria, balenante in quegli occhi, in quello sguardo. Ecco, se io che di vista non lo conoscevo, magari l'ho visto su e giù andare per il Golfo, ma non lo conoscevo personalmente, dovessi immaginarmi oggi Agostino Lauro, per quello che sento, che ho letto e sentito dire di lui, lo vedrei in quella luce, la luce dei suoi occhi, la luce che forse rimane, forse si tramanda, forse è la reincarnazione, la sintesi di tutto. Bene.